Il Piemonte si è dotato di una legge regionale per aiutare le donne affette da endometriosi, una patologia cronica, spesso progressiva, che colpisce in Italia circa 3 milioni di donne, per lo più in età riproduttiva. Il testo, approvato all'unanimità, è frutto della sintesi di tre proposte di legge presentate rispettivamente dai gruppi del Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d'Italia. È importante perché è una legge che tutela le donne che sono affette da questa progressiva, cronica e spesso anche invalidante patologia qual è l'endometriosi. Con questa proposta di legge noi innanzitutto vengono istituiti un osservatorio regionale, si istituisce un piano regionale, una rete regionale e anche quindi un registro che possa ovviamente anche essere in continuità con il registro già previsto a livello nazionale e si va anche a rafforzare il ruolo delle associazioni che vengono valorizzate finché possano comunque le associazioni dare il loro supporto come già fanno, ma lavorare con la regione a livello di campagne di informazioni per le donne che soffrono di questa patologia. L'osservatorio ha un ruolo molto importante perché si vanno a definire quelle che sono proprio le strategie, percorsi soprattutto terapeutici e programmatici multidisciplinari, perché dobbiamo ricordarci che questa è una patologia che naturalmente non riguarda solo l'ambito sanitario ma anche quello sociale e anche soprattutto del mondo del lavoro, perché purtroppo sono ancora tante le donne che hanno delle conseguenze piuttosto impattanti, soprattutto anche dal punto di vista lavorativo. E noi dobbiamo intervenire in tutte queste direzioni e quindi anche l'osservatorio sarà propositivo al lavoro della Giunta e si andrà soprattutto anche a riconoscere i centri regionali di riferimento e anche a investire sulla formazione naturalmente sanitaria, perché è molto importante che ci siano persone formate e anche a investire sulla ricerca epidemiologica, proprio perché c'è ancora bisogno di conoscere a fondo ciò che comporta naturalmente questa patologia, perché dobbiamo ricordarci che di solito il ritardo diagnostico è di 9 anni. Innanzitutto esprimo una grandissima soddisfazione per questo risultato ottenuto, devo dire non con una certa difficoltà, quindi non sono mancati gli imprevisti, ma ci tengo a ringraziare tutto coloro che hanno collaborato, perché la mia proposta era di 2 anni fa, è nata da un gruppo di ragazze, ci tengo a citarle, di Bra, che ovviamente sono affette da questa malattia, che è una malattia invalidante che colpisce 3 milioni di donne in Italia. Avevo iniziato questo iter con grandissimo entusiasmo, che ho mantenuto con grandissima tenacia, ma poi avevo ricevuto solo dei muri di gomma e quindi ero un attimino preoccupato sul risultato. Invece ci abbiamo messo un po' di tempo, ma l'abbiamo portato a casa. Devo ringraziare che anche i colleghi che non erano allineati, devo dire che non hanno fatto opposizione. Le novità sono soprattutto, al di là di quello che contiene la legge, che contiene ovviamente la tutela, ma quello che mi piace rimarcare è il fatto che noi abbiamo reso omaggio alle donne, nel senso che le abbiamo rispettate. Loro puntavano ovviamente ad essere tutelate, ma soprattutto ad essere riconosciute. Quindi io sono contento e soddisfatto del fatto che le abbiamo rispettate, le abbiamo dato voce e quindi so che sono felici. In questo momento immagino i loro visi raggianti e io sono felice di essere stato utile. È un peso talmente importante per le donne l'endometriosi in termini di sofferenza, di qualità di vita, di condizionamento della vita di coppia, lavorativa, genitorialità, che mandare un messaggio a queste donne per fare in modo che nel momento in cui sono colpite da questa patologia non vengano disperse alla ricerca di quel centro magico che non c'è, ma far capire loro che la Regione Piemonte ha ben presente la complessità del problema, ha una rete di strutture, di sanitari, ha un registro epidemiologico, è in grado quindi di dare a loro le risposte che un problema così serio richiede. Le risposte si danno in rete, si danno con delle risorse, si danno con la consapevolezza che questa è una malattia particolare. Beh, innanzitutto le novità di un'attenzione maggiore nei confronti delle donne affette da endometriosi. Giovani, si parla del 10-20% di soggetti tra virgolette malati, quindi è ancora un numero incerto che sicuramente deve essere definito, lo sarà con il monitoraggio costante che verrà fatto. Sono molto felice per l'approvazione di questa legge perché ritengo che finalmente la Regione Piemonte riesca a dare
dare grande attenzione a donne che hanno necessità di gestire la loro malattia, magari per l'importante desiderio di procreare. Non solo questo è un aspetto importante, ma anche il ruolo che viene dato alle associazioni di volontariato e poi ancora la parte importantissima della prevenzione. Sicuramente il mio impegno per il futuro sarà legato alla ricerca di risorse, risorse garantite annualmente per permettere a questa legge di portare a casa il grande risultato relativo alla salute delle donne.